riflessioni a margine del convegno che sta prendendo un po' la temperatura del nostro bel paese. Abbiamo individuato questi tre campi di azione dove sono intervenuti molti dei relatori e vorrei anche con lei, in maniera generale all'inizio, capire queste tre tematiche, indicazioni di massima che sono state date dal convegno, ovvero un riposizionamento della nostra bella Italia da un punto di vista politico, etico, sociale ed economico. Beh, io partirei soprattutto da un punto di vista politico, che in questo momento appunto siamo poi in un procinto di cambiare probabilmente governo, insomma vedremo come andranno queste elezioni politiche. Attualmente c'è stato il governo di larghe intese. Prossimamente questa legge elettorale non darà quella stabilità probabilmente che cercavamo, per cui forse o ci sarà un nuovo governo di larghe intese o purtroppo saremo costretti ad andare a elezioni in tempi brevi, e questo comporterà anche per il paese diciamo non avere poi quelle politiche a livello sociale, economico, che potrebbero invece essere fatte, perché quando c'è un governo di transizione di breve periodo purtroppo le cose rimangono un pochino in stallo. Per quanto riguarda poi dal punto di vista economico, quello che appunto è venuto fuori all'interno di questo convegno, si è parlato molto di lavoro, il lavoro che poi insomma in questi 5 anni è stato il punto cardine della politica e del governo, perché l'assenza di posti di lavoro ha creato sicuramente un disagio importante. In questi anni sono state messe in atto alcune politiche sul lavoro che hanno cercato di dare respiro e di creare occupazione. Non si è risposto totalmente alle esigenze del mercato, perché la disoccupazione sappiamo al 12%, si è calato di pochissimo, siamo scesi all'11%, comunque c'è stato un minimo di miglioramento. Ultimamente l'Istat ci dice anche che le politiche in ambito di lavoro giovanile dal 40% sono scese al 32%, quindi ci sono più giovani al lavoro, ciò però non basta, non è assolutamente sufficiente. Si è creato lavoro purtroppo in grandi numeri ancora precario. Quindi un lavoro che poi non dà la progettualità, perché ovviamente quando si lavora e si ha un lavoro a tempo indeterminato abbiamo una maggiore progettualità di vita, quindi possiamo pensare anche di costruirci un futuro, di fare famiglia, di prendere un mutuo altro. Quando i lavori invece sono poco remunerati o comunque sono a tempo determinato, questa progettualità cade da sé, va da sé. Per cui quello che si è parlato anche qui è di comunque continuare a insistere, come del resto il governo sta cercando di fare, ha cercato di promuovere maggiore formazione che risponda alle esigenze di un mercato e alle esigenze di lavoro, a quella diciamo offerta che in questo momento il mercato dà, perché spesso è anche vero che appunto c'è un'offerta di lavoro ma non c'è le persone formate per quel tipo di lavoro. Abbiamo perso ad esempio tanti posti di lavoro in ambito dei lavori di tipo professionale, mi viene in mente appunto in ambito metalmeccanico o dal semplice elettricista all'idraulico. Queste scuole di professionalizzazione vengono fatte sempre meno e quindi c'è un vuoto anche in quell'ambito lavorativo, per cui c'è bisogno anche di creare una modalità per cui i percorsi di studio vengono fatti in modo tale da rispondere alle esigenze di un mercato, quindi occorre anche un esame più ampio, un canale più preciso per capire di cosa c'è bisogno. Abbiamo avuto modo di parlare con dei relatori che si sono confrontati col mondo della scuola, adesso parlo con lei e ci confrontiamo sul tema lavoro così caldo e importante. Competenza maggiore richiesta a chi viene formato e quindi ai giovani, ma secondo me, secondo noi forse, sarebbe opportuno che anche i selezionatori avessero le competenze adatte per saper selezionare questi giovani che hanno maturato competenze. Come si può fare per creare questo interscambio tra chi cerca lavoro e chi lo offre? Allora, c'è un mondo... Certo, nessuna la bacchetta magica. No. C'è il famoso mondo di mezzo, anche qui nelle politiche del lavoro è stato fatto appunto l'Agenzia Nazionale per la Formazione al Lavoro, quindi le varie agenzie che dovrebbero mettere in contatto la domanda e l'offerta, per cui all'interno delle agenzie in cui la persona che finisce un percorso di studio afferisce per iscriversi, per dire le proprie competenze e quindi poi poter incontrare un'eventuale offerta lavorativa, ecco, anche le persone diciamo che sono all'interno di queste agenzie dovrebbero avere le competenze e le conoscenze tali da riuscire a vincere
quello che colui che si offre come lavoratore ha a disposizione in termini appunto di conoscenze e competenze, e allo stesso tempo capire il datore di lavoro e colui, quindi l'imprenditore che cerca lavoro, di che cosa e di che figura ha bisogno e riuscire a metterle in contatto. Quindi sono tre pilastri, tutti e tre molto importanti per creare un canale diretto e per far sì che questo mondo del lavoro riesca a marciare in una maniera più concreta, più veloce e a dare risposte effettive.